un avverbio, finalmente. Finalmente il sole, come dire, ha squarciato le tenebre. Non lasciatevi ingannare da questa giornata bruma. Il sole ha squarciato le tenebre e l'oblio finalmente ha ceduto il passo al ricordo, alla memoria, dopo 150 anni, finalmente. Quanti sono stati quei poveretti uccisi il 23 gennaio? 69, 74, 89, 117. I numeri sono molto ballerini, ma non hanno importanza. L'importanza è che oggi, finalmente, siamo qui per ricordare chi ha dato la vita per una causa. Sbagliato o giusta che sia stata, diceva precedentemente Don Nunzio, sono d'accordo, però sono stati uccisi proprietariamente, senza alcuna garanzia, senza alcuna tutela. Di qui a breve ci recheremo nella Cappella delle Anime Sante e parleremo più dettagliatamente dei contorni storici di questa brutta storia, di questa brutta vicenda. Una vicenda che fa parte della storia d'Italia. Quando l'assessore poco fa mi diceva: professore, ma è il caso che noi mettiamo il tricolore sulla lapide? Io ho detto sì, secondo me sì, è il caso. Per una ragione molto semplice, perché finalmente le istituzioni dello Stato italiano, qui rappresentata dall'amministrazione comunale Scorpa la Marsicana, si è accorta, si è ricordata dello Stato italiano di questo, che è stato uno dei passaggi più brutti della storia del Risorgimento, ma anche uno dei passaggi più dimenticati. Ed è per questo che è giusto, caro sindaco e caro assessore, che ci sia questo drappo tricolore. Ripeto, di qui a breve ci tratteremo un po' più a lungo, adesso corre l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti. Primis alla Dottuzio, che già dall'anno scorso ci ha prestato la sua attenzione, ci ha aperto le sue porte, perché noi stiamo lavorando dall'anno scorso per questa giornata. Un ringraziamento all'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, rappresentata dal presidente Claudio Saltarelli, che con caparbia ostinazione è uscito laddove da tanti decenni non si riuscì. Ma soprattutto un grandissimo ringraziamento all'amministrazione comunale di Scorpa la Marsicana, che ha avuto anche il coraggio, in un periodo in cui le ideologie vagano pericolosamente da destra a sinistra, ha avuto il coraggio di mettere un punto fermo e di ricollocare quella lapide che era stata messa lì qualche tempo fa, parecchio tempo fa, ma che poi, di cui poi si erano perse le tracce. E voglio ringraziare anche gli amici sindaci, vedo il sindaco Berardinetti di Santa Maria, il sindaco Giovagnoli di Tagliacozzo, con il quale già da tempo l'amministrazione comunale di Pesco Rocchiano, rappresentata degnamente, con le quali amministrazioni stiamo facendo un percorso da tanti anni. A Sante Marie e a Tagliacozzo ricordiamo José Borges, un generale legittimista che ha dato la vita per una causa che poi portò all'unità nazionale, e oggi si unisce l'amministrazione comunale di Scorpa la Marsicana e l'amministrazione comunale di Pesco Rocchiano. Io vi ringrazio di questa attenzione, vi ringrazio anche a nome di quelle tante vittime delle quali non si sa neanche il nome, oggi non ci hanno convento e ce ne svelerà qualcuno di questi nomi, perché io sono sicuro che da oggi anche quelle vittime che riposano da parecchio tempo, da 159 anni lassù, avranno, come dire, il riposo eterno per loro sia più lieve, più leggero. Vi ringrazio per la cortese attenzione e spero che vogliate sentirci tutti quanti alla Cappella delle Anime Sante. Siamo noi